Dal significato delle tasse e del prelievo fiscale al percorso storico di civiltà che oggi lo rendono un pilastro fondante della democrazia italiana. Questi i temi che questa mattina hanno portato in cattedra il direttore nazionale dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e a lezione i ragazzi della quinta superiore del Bramante Genga, scuola toccata dal ciclo di incontri divulgativi su scala nazionale che vede protagonista la stessa Agenzia delle Entrate. Giriamo le scuole che aderiscono al progetto e poi l'Agenzia Entrate comunque va nelle scuole quando viene invitata a raccontare agli studenti cosa fa, cosa facciamo e specialmente a cosa servono queste tasse, questa parola così strana e non ben voluta. È un importante incontro con i ragazzi, reso possibile da un progetto nazionale PESES, patrocinato dall'Università del Sacro Cuore di Milano, che cioè offre la possibilità ai ragazzi di incontrare personalità del mondo dell'economia, della finanza, con le quali potersi confrontare e dialogare dal vivo. Credo che questo sia di un valore inestimabile perché oggi con noi c'è l'avvocato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, che intratterrà i ragazzi. Presenti in Aula Magna anche il sindaco Ricci, l'assessore Nobile, i vertici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, fianco a fianco a studenti e docenti destinatari del seminario organizzato dalla professoressa Lorenza Rossini dal titolo Patto democratico, patto fiscale, la destinazione del prelievo fiscale e la sua accessibilità per i cittadini. Sono tutti maggiorenni, quindi si avvicinano al mondo del lavoro e comunque all'età adulta e così li accompagniamo a comprendere cosa vuol dire fare parte di una comunità e come poter contribuire anche assolvendo, quando sarà il loro momento, all'onere tributario, cioè al pagare le tasse. Patto che è una parola da riscoprire perché ci ricorda gli impegni che ci prendiamo come cittadini e la responsabilità che abbiamo a rispettare questi impegni nel corso della nostra vita insieme, come parte proprio di una comunità. Un istituto tecnico con un indirizzo economico e quindi i ragazzi ovviamente hanno delle competenze sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista di economia che permettono di affrontare determinati argomenti. Studiando nel settore economico, diritto e economia politica, diciamo, siamo proprio chiamati in prima persona a interessarci dell'argomento. Inoltre, avere il direttore nazionale dell'Agenzia delle Entrate ospite a scuola da noi è un evento molto importante e che siamo felici di accogliere a braccia aperte. Studenti che hanno interagito con Ruffini a partire da un quesito baricentrico. A che servono le tasse? E come si fa a capire chi evade le tasse?